Puntata speciale di Polifemo, ci troviamo a Roma in piazza Montecitorio per la manifestazione organizzata dal Comitato Cittadino per la Salute e l'Ambiente di Taranto, una manifestazione che vede protagoniste varie associazioni che gridano il sacrosanto diritto di Taranto alla vita alla luce dei guasti ambientali, dei disastri ambientali consumati, prodotti da ieri Tal Sider, poi Ilva, poi ArcelorMittal, ora Acciaierie d'Italia. Ed è molto significativa questa data, anzi queste date del 12 e 13 maggio, perché per il 13 maggio è attesa la sentenza del Consiglio di Stato che si dovrà pronunciare, dovrà decidere se confermare o meno la sentenza del TAR che aveva disposto la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Quindi un momento importante, un voler alzare la voce, un far sentire il fiato sulle istituzioni, perché questa decisione del Consiglio di Stato sarà appunto fondamentale, a meno che, cosa molto probabile purtroppo, il governo con l'ennesimo colpo di mano, con un decreto, con lo strumento giuridico del Golden Power, potrebbe a dir poco imbavagliare appunto il pronunciamento della magistratura. Vedete, in questi momenti si sta appunto organizzando un po' tutta la, chiamiamola, scenografia, con delle croci significative, delle croci bianche che rappresentano i bambini appunto. Ecco, mi dice la Presidente Cinzia Zaninelli, che intervistiamo in presa diretta, dicevo, le croci, dicevo, dei bambini, ma non solo i bambini, perché noi abbiamo messo, volevamo mettere anche, ecco, si metta padre in favore, ecco, volevamo anche mettere anche tuo padre, grazie, ma quindi ci sono i nomi dei nostri papà, delle nostre sorelle, di chi ha purtroppo perso la vita in nome di un'industria assassina, diciamolo. Diciamo che sono solo una percentuale bassissima di quello che dovrebbe. Le croci dovrebbero essere piene, piene di nomi, pieni, perché sappiamo quante vittime ci sono state a Taranto. Però diciamo, nel pullman ognuno ha dato uno, due, tre, io ne ho dati cinque di nomi. E quindi, come, ed è molto significativa la data del 12 e del 13, del 13 in modo particolare, perché, come dicevo poc'anzi, siamo in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. Siamo in un paese di diritto e in un paese di diritto dovrebbe, uso il condizionale ironicamente e drammaticamente, esistere il diritto alla vita, che viene puntualmente negato, perché per lo Stato italiano esiste solo la produzione. Loro sono in effetti la strega cattiva che nei confronti dei tarantini ha sempre mandato maledizioni, perché queste sono maledizioni. Il fatto di dover sempre continuare a combattere con la salute e con le preoccupazioni perché abbiamo paura di ammalarci, quella è una maledizione che ci portiamo da 50 anni. E quante persone non ci sono più? Quante persone dovevano essere qui oggi a manifestare? E non lo possono fare perché non ci sono più, o perché si stanno curando i loro. Ma l'aspetto più drammatico è che, oltre alle persone che purtroppo sono decedute, il governo, lo Stato italiano, perché deve assumersi le proprie responsabilità, continua a far produrre e continua a far uccidere. Cioè, non è servito come monito la miriade di morti appunto dovuti all'inquinamento? No, non è servito a nulla. Non è servito. Anzi, noi abbiamo l'impressione che più ci muoviamo nel senso di difendere la vita dei nostri figli, più loro si incaponiscono. Questo sembra, cioè, noi non è che vogliamo fare le vittime, ma la verità è questa: se cominciamo siamo le vittime. Se cominciamo a nominare tutti i decreti e a discutere sui decreti che hanno fatto contro di noi, contro la nostra salute, c'è veramente da
se ne dovrebbero vergognare. Ecco, è significativa anche la location, perché siamo appunto davanti a Monte Citorio. E quindi vedete il palazzo, la sede della Camera, ed è significativo perché in quelle aule si legifera e finora si è condannata a morte Taranto. Sì. Allora noi se oggi il Consiglio di Stato, come temiamo, perché così avverrà, concluderà e dirà che comunque noi, a differenza di triestini e dei genovesi, non abbiamo diritto a respirare aria pulita, allora dobbiamo tornare dai nostri figli e dobbiamo dire: ragazzi, andatevene. Andatevene perché rischiate che i vostri figli nascano malati, che i nostri nipoti dobbiamo curarli. Perché proprio c'è la genotossicità, la tossicità, l'inquinamento nel gene, già nel feto. Già nel feto. Quindi noi dobbiamo essere onesti, se vogliamo proteggerli, l'unico modo che abbiamo di proteggerli è allontanarli il più possibile dalla nostra città. Questa è una cosa insopportabile e comunque quelli un giorno pagheranno e la pagheranno cara. Bene, ci spostiamo in presa diretta, vedete un po' tutto lo scenario, è bello vedere la partecipazione appunto popolare. Ecco, una manifestante, perché ci sono i militanti con una scritta, ecco, io amo Taranto, un atto di amore verso la città, verso noi stessi, verso i nostri figli. Allora, è assolutamente dovuto. Noi siamo qua perché dobbiamo riscattare quello che merita il nostro territorio, cioè vivere di turismo. Abbiamo tantissime potenzialità, abbiamo delle bellezze di mare, di storia, patrimonio archeologico. Archeologia, abbiamo veramente, veramente tutto. Invece ci condannano a morire di acciaio. No, non possiamo continuare a vivere di veleno, assolutamente. Ecco, Aldo Schiedi, tutto in presa diretta perché vogliamo farvi vedere mentre si organizza il tutto. Chiedo scusa per l'incursione. Allora, Aldo, già dipendente ILVA, ora dipendente ex ILVA in AS, e chi meglio di te può dire come questa industria uccide? Lo posso dire a gran voce, avendoci lavorato 17 anni in quell'area a caldo che oggi io mi auguro il Consiglio di Stato metta una pietra tombale sopra a questa storia infinita dell'ILVA che veramente sembra non trovare mai fine. Meglio della fiction di Beautiful, innumerevoli puntate. Oggi ci auguriamo che il Consiglio di Stato ponga la parola fine, che confermi la sentenza del TAR che appunto ne chiede la chiusura dell'area a caldo perché è causa di malattie e morte sul territorio, e le foto di tutti questi bimbi che vediamo qui oggi sono la testimonianza di ciò che diciamo, che non ci si inventa. La politica non risponde, la politica di tutti i colori, di tutti i colori, dal centrodestra al centrosinistra, passando per il Movimento 5 Stelle, finora hanno confermato la condanna a morte di Taranto. Dentro questi palazzi infatti abbiamo tutti i partiti politici che hanno tradito Taranto e i tarantini, anche quei famosi partiti che parlavano tanto di chiusura 5 Stelle, chiaro il riferimento dell'area a caldo, e poi una volta entrati in queste stanze che dovevano aprire forse da sopra, dove si doveva aprire come una scatoletta, una scatola di tonno, poi sono arrivati qui e hanno cominciato a parlare invece di produzione di un Ilva Green, che poi Ilva Green una favola. È una favola perché sappiamo che il processo rimarrà tale o quale a quello di... Ora va di moda l'idrogeno, un'altra favola sparata per prendere tempo. E poi una cosa che ritengo molto grave è quella che a tutt'oggi il contratto stipulato fra Invitalia e il governo e Meta sia ancora segretato. Cioè, questo secondo me non dovrebbe esistere. Quando c'è uno Stato che fa da leadership in questo contratto, tenere un contratto segretato è davvero assurdo. È importante e anche prezioso l'apporto della protezione civile, l'ERAV di Monte Parano, perché ovviamente si garantisce l'ordine pubblico, ma in questa ottica si attua il rispetto delle normative anti-Covid, il distanziamento, l'uso delle mascherine e quant'altro.
altro. L'ERAV è sempre presente, l'abbiamo vista tante volte nelle manifestazioni delle domeniche tarantine e ora anche qui a Roma. Sì, Luigi, buongiorno a tutti quanti. Sì, l'ERAV Monteparano è un'associazione di protezione civile di cui occupa in questo momento di informare la gente nel far rispettare le normative anti-Covid. Noi abbiamo sposato questa causa con genitori tarantini, ma con tutte le associazioni che si vogliono prodigare per salvaguardare il bene dei nostri figli e della nostra vita, per far sì che tutto proceda nelle norme, insomma. Noi cerchiamo tarantini di dare una mano, per favore, se all'aiutare se queste persone, niente, e sperando che si arrivi a una fattiva concretezza in tutte le città d'Italia, la finalità, insomma, si arrivi a una fattiva italiani a conoscere. E siamo con Vanni Ninni, è il referente per la provincia di Taranto, nonché componente del Consiglio nazionale di CISAL SACS, il sindacato di arte e cultura. E allora, Vanni, siamo dei testimoni, una manifestazione di protesta e di proposta apostoli dinanzi al silenzio assoluto delle istituzioni, anzi è un Taranto, silenzio colpevole che ci condanna a morire di acciaio, giochi già fatti da gente che non ha per niente contezza di quella che è Taranto, che una città in cui arte, cultura e spettacolo è il futuro, una vera transizione energetica è necessaria, non parliamo di idrogeno perché l'idrogeno non è una fonte rinnovabile ma è una fonte a consumo pericolosissima, quindi accordi già fatti in sedi senza aver interpellato la città non vanno assolutamente bene. Noi come sindacato arte, cultura e spettacolo pretendiamo che a Taranto sia rispettata la Costituzione ed è per quello che oggi siamo qui a Montecitorio, perché il Consiglio di Stato ha un importante compito da fare, deve decidere su quella che è la sentenza del TAR, che ha ovviamente sentenziato di chiudere gli impianti. Bene, ci spostiamo ancora, vedete, stiamo facendo tutto in presa diretta, abbiamo un mitilicoltore, mettiamoci in favore di telecamera, Carriero, beh, è significativa la tua presenza perché Taranto dovrebbe vivere di altro, di mare, di turismo, di cultura, di risorse naturali e non della maledizione dell'acciaio. Noi siamo qui oggi per tutelare il nostro lavoro, il mare, che è il bene primario della nostra città. Siamo qui per far sentire la nostra voce e far capire che Taranto è pronta per ripartire. Noi, diciamo, nel nostro settore della mitilicoltura si sono persi migliaia di posti di lavoro grazie alla grande industria e all'inquinamento. Non è vero che se chiude l'Ilva non riparte la città, quindi noi siamo pronti per ripartire. Si sono persi migliaia di posti di lavoro nell'agricoltura, nella mitilicoltura, nella pesca. E Taranto è una città bellissima e oggi chiediamo con il cuore in mano a chi deve decidere di decidere con rispetto per i cittadini di Taranto e tanti bambini che hanno perso la vita e noi siamo emozionati oggi qua perché guardate qui questo viso doveva vivere e non c'è più. Non c'è più e noi siamo qua anche per far sentire la loro voce. E allora la mia riflessione è questa. È assurdo che noi oggi siamo qui. Ripeto, noi oggi non dovremmo essere qui. Il portavoce dell'associazione Genitori Tarantini, Massimo Castellana, l'ennesimo grido di dolore, l'ennesimo grido per rivendicare il diritto costituzionale preordinato a tutti gli altri, quello alla vita, quello alla salute. Oltre a questo che hai detto, anche questa volta portiamo a Roma i tarantini.
Questa volta siamo presenti davanti a uno dei palazzi più importanti, Montecitorio, davanti a uno dei palazzi più importanti della Repubblica Italiana. La sua provincia. Siamo qui perché ci attendiamo finalmente una sentenza di giustizia. L'unica sentenza di giustizia accettabile è che il Consiglio di Stato possa dare ragione al TAR, che ha dato ragione all'ordinanza sindacale disponendo la chiusura dell'aria a caldo. Sì, disponendo la chiusura dell'aria a caldo entro 60 giorni. Cosa diremo? Non siamo figli di un Dio minore. Cosa diremo ai nostri Il Dio figli? Che ha illuminato l'Italia l'ha illuminata tutta. Taranto non è un possedimento dello Stato. La Taranto è il territorio dello Stato, esattamente come Genova, esattamente come Trieste. Quando Genova e Trieste non hanno perso nulla con la chiusura dell'aria a caldo. Hanno guadagnato il diritto alla vita. E in più hanno potuto reinventarsi attraverso le peculiarità del territorio, nuove attività pulite, attività che non ti fanno ammalare e che non mi fanno ammalare. Noi vogliamo gli stessi diritti riconosciuti anche a Taranto. Molto significativa la partecipazione dei pediatri con la rappresentanza dell'ISDE. Patologie tumorali che riguardano l'infanzia. Se riguardassero soltanto gli adulti si potrebbero magari attribuire queste patologie a una, come dire, una condotta dissoluta di vita, ma i bambini non possono avere una condotta dissoluta. Allora se uno più uno fa due esiste necessariamente un rapporto causa-effetto. Il coraggio di voi medici di metterci la faccia e di onorare quel giuramento, il giuramento di Ippocrate, difendendo i più piccoli. Io sono una pediatra di famiglia, sono Grazia Benedetti, ci metto la faccia per tutelare i miei bimbi e sono qua a nome dei bambini che non ce l'hanno fatta, Federica, Giorgio, Valentina, tanti bimbi, anche Gabriella che invece ce l'ha fatta ed è la bambina che è stata la promotrice dell'iniziativa Yesh Faccio per te. Sono qua a dire che non si può morire per tumori che colpiscono gli adulti accaniti fumatori, craniofaringiomi, tumori polmonari, neurologici che di solito interessano l'età adulta. Inoltre c'è un aumento della neurotossicità, ci sono maggiormente casi di difetti di concentrazione, di attenzione. E a livello neurologico. Anomalie comportamentali, dislessie, disgrafie, bambini con iperattività, bambini con disturbi del sonno. Un aumento iperbolico, devo dire, di queste patologie. E poi anche di malattie immunitarie. Si ha un deficit immunitario legato agli inquinanti ambientali che ci rende vulnerabili e ci rende diversi dai bimbi di altri posti del mondo e non è giusto. Dobbiamo cambiare la loro vita. Walter Grubissa, un ambientalista molto attivo e sui social e sul campo nelle manifestazioni di piazza, dove è bello incontrarsi, è bello urlare il proprio diritto alla vita. Beh, un'atmosfera molto ma molto emozionante questa mattina, vedendo queste croci bianche. È un'immagine che dovrebbe colpire tutti, ma che purtroppo riscuote il silenzio assordante e colpevole delle istituzioni. Non solo il silenzio assordante delle istituzioni che abbiamo di fronte, ma io ho notato anche un'altra cosa. Gli operatori dell'informazione, dove sono? Io ho visto solamente un microfono, quello di Rai News 24. Poi ho visto un altro cameraman con un microfono con stampato su La Press e basta. La Rai dov'è? Mediaset dov'è? La 7 dov'è?
Dove sono tutti quei conduttori di quelle trasmissioni mattutine che parlano tanto di politica, che parlano anche a sproposito, sino alla nausea, di situazioni che non ci interessano, perché i problemi sono altri, non sono quelli relativi a chi farà il sindaco di Roma, di Torino, di Taranto, di Canicattì. Non ci sono, io non ho visto nessuno. Se permetti, vorrei concludere con una citazione di Henri De Luca, che io ritengo una persona di grandissimo valore e spessore culturale. Taranto prima o poi si libererà da sola, e ai politici che oggi, con ogni mezzo, stanno ostacolando questa liberazione, pagheranno il prezzo del giudizio. Penso che queste affermazioni siano più significative ed eloquenti di ogni nostro commento. Infatti, c'è poco altro da dire. Il mondo dell'informazione, ripeto, è quello che ho notato, pare sordo a questo problema che ha la sua importanza, ha la sua grande importanza. L'ingegner Angelo Fasanella, presidente del Comitato Articolo 32, è stato ricevuto in delegazione dal presidente della Camera FICO. Lei ha rappresentato come tutta questa favola della transizione ecologica a base di decarbonizzazione con la produzione ad idrogeno sia solo una chimera, uno strumento per prendere tempo. È un po' come dire ai tarantini, lo ha detto lei nel suo intervento qui in piazza, è come dire ai tarantini che gli asini volano. Assolutamente sì, ribadisco da parte nostra, eravamo presenti davanti a FICO una delegazione di tre esperti in tre settori diversi, nel campo medico, nel campo mio, quello specifico, tecnico, nel campo sanitario e nel campo legale. Nel campo tecnico abbiamo ribadito più volte il principio fondamentale che l'impianto di Taranto è un impianto obsoleto, è un impianto che risale agli anni 60 ed è un impianto che deve essere necessariamente chiuso. Sulle nuove tecnologie chiediamo di essere interpellati, non perché le nostre decisioni devono essere prese di sana pianta da parte del governo, però è inconcepibile che un ministro Giorgetti possa venire a Taranto, possa incontrare le istituzioni, possano incontrare la parte diciamo politica del territorio e non sentire e non interpellare quelli che possono essere i movimenti presenti sul territorio. L'assurdo è che tanti soggetti istituzionali che ricoprono cariche importanti in seno al Comune di Taranto, in ambito di regione, parlano senza sapere neanche cosa sia la decarbonizzazione. Questo discorso, bravissimo, questo discorso l'ho sottolineato, che sarebbe opportuno, come ha detto la Morselli, e io gliel'ho detto anche il discorso della Morselli, che praticamente la Morselli dice che l'impianto di Taranto è un impianto estremamente moderno, probabilmente neanche fiore all'occhiello, probabilmente neanche la Morselli è mai entrata nell'impianto, perché no, ma mente sapendo di mentire, assolutamente. Quindi abbiamo ribadito, abbiamo visto da parte del presidente FICO, ci ha ascoltato, non ha fatto nessun intervento per poterci interrompere, ha ribadito il principio che lui ne parlerà appunto con gli organi istituzionali, Draghi compreso, e così vediamo un attimo se almeno riusciamo a sollevare, ad alzare un po' l'asticella del problema anche verso le istituzioni, bypassando le nostre territoriali. È un peccato a dirsi, ma poi è un dato oggettivo. E mentre stiamo manifestando qui dinanzi a Montecitorio, mentre una delegazione è stata ricevuta dal presidente della Camera FICO, a Taranto registriamo una terribile notizia. Proprio questa mattina è stato evacuato AFO 4 per una pericolosissima fuga di gas. Siamo con la dottoressa Maria Grazia Serra, che è stata ricevuta in delegazione. Che dire, sembra quasi che il destino voglia
divertirsi alla luce di questo incidente, ma non è un destino, è una precisa responsabilità dell'azienda e dello Stato. Voi come medici difendete a spada tratta il diritto alla vita. Che impressione ha tratto dall'incontro con il Presidente della Camera Fico? Allora, il Presidente è sembrato molto disponibile e anche molto interessato alla questione Ilva. Ha dichiarato che è una questione molto spinosa. Io gli ho parlato dei dati sanitari, gli ho parlato dei bambini, gli ho detto che molte cose non si sanno e che con i pediatri stiamo facendo uno studio indipendente sulle malattie del neurosviluppo, che perché ci sia il cancro in un bambino e non è possibile pensare a un fatto genetico, ma ci deve essere un fattore ambientale, e che è la prima volta che la magistratura ha dato una correlazione, ha ritenuto responsabile la morte di un individuo all'inquinamento della fabbrica, e parliamo di Lorenzo Zaratta, un bambino che è morto a 5 anni. Dimostrazione proprio che già nel feto si trasmette. Infatti abbiamo parlato dei dati epigenetici, gli ho detto: guardi Presidente, che se l'Ilva chiudesse oggi i nostri figli e i nostri nipoti pagherebbero tutto l'inquinamento accumulato in 60 anni, quindi non può esserci una molecola di inquinante in più in questo territorio. E lui ha detto che farà presente questa cosa al governo e a Draghi. Gli ho sostenuto che non era la prima volta, io ho discusso il 7° decreto Salva Ilva, lui mi ha chiesto che anno era, il 2015, gli ho detto, io nel frattempo sono invecchiata. Lui ha sorriso e ha detto, io spero di farmi portavoce di tutto quanto mi avete detto. L'avvocato Maurizio Striano, consulente dell'Associazione Genitori Tarantini, lei questa mattina era in delegazione dal presidente Fico. L'impressione che ha tratto? Ma il presidente Fico è noto che è sempre stato favorevole alla partecipazione dei cittadini a forme di democrazia più avanzate di quelle che abbiamo, lo ha sempre dichiarato da anni, e sarebbe ora che lo dimostrasse nei fatti. Dovrebbe accogliere questo appello a una maggiore trasparenza da parte del governo, che non deve secretare gli accordi che va a fare con gli imprenditori privati, ma soprattutto dovrebbe stimolare il governo a fare partecipare ai vari tavoli dove si decidono le sorti di Taranto proprio gli esponenti delle associazioni tarantine. Non ha senso che vi partecipano tutti e non vi partecipano i titolari del diritto fondamentale in discussione, che è quello della salute. Finché si parla di posti di lavoro e di profitto va bene, aperta a tutti. Quando si parla di tutela della salute e dell'ambiente vengono fatti fuori i titolari di questi diritti. Questo non va bene, speriamo che lui intervenga su questo punto. La testimonianza del mondo dell'arte, del mondo del teatro, Anna Ferruzzo, a dimostrazione di come l'arte, lo spettacolo fa cultura e assolve ad una funzione sociale. Personalmente credo che le due cose non possano prescindere. Il mondo culturale deve trovare linfa in quelli che sono i problemi sociali, altrimenti diventa elite fine a se stessa. Una giornalista prima mi chiedeva perché senti la necessità di venire a manifestare. Io sono di Taranto, vivo ormai a Roma da quasi 25 anni, ma non ho dimenticato i miei lutti, non ho dimenticato i malati in famiglia, non ho dimenticato il fatto che tutte le volte che io vado nella zona Tamburi c'è una scritta a memoria che dice: quando il vento spira da nord-nord-ovest, noi siamo coperti dalle esalazioni di gas. Noi vi malediciamo per tutto quello che potreste fare e non fate. Quello è un messaggio che tutte le volte mi sconvolge per due motivi. Il primo perché è un grido d'aiuto e il secondo perché è un grido d'aiuto inascoltato. E proprio questa mattina, mentre noi siamo qui a manifestare, è stato evacuato AFO 4 per una gravissima fuga di gas. Lo devono capire anche gli operai, che i primi a rischiare la vita sono loro.
ma credo che lo abbiano capito. Purtroppo il ricatto salute e lavoro a Taranto è qualcosa che sconvolge gli equilibri di una comunità e loro sono vittime due volte, forse inconsapevoli, ma sono vittime due volte, perché rischiano mentre lavorano e perché rischiano quando tornano a casa di ammalarsi, come poi fanno tutti gli altri cittadini. Spero che questa sia una data storica per Taranto, che dia davvero una possibilità, una speranza, non solo ai cittadini di Taranto, ma ai cittadini italiani, perché tutti abbiamo diritto alla salute. Tutti. Taranto è Italia. Taranto è Italia. È Italia, siamo nel mondo. Non capire questa cosa è assurdo, è assurdo. Mi aspettavo molta più gente, anche proprio di Roma. È per quello che siamo qui, per dire ci siamo. E finché ci saremo, tenteremo un'alternativa pulita, ecologicamente sostenibile per la nostra città. Massimo Cimaglia, un attore con l'orgoglio di essere tarantino e di difendere qui, davanti a un palazzo istituzionale, il diritto dei tarantini alla vita. Sì, io ho sempre partecipato, ho sempre dato il mio appoggio a tutte le iniziative che riguardano la nostra città. E io come attore, con il mio lavoro, ho cercato di promuovere il nostro territorio. Io uno dei spettacoli che diciamo, ha incontrato maggiormente è nato proprio girando l'Italia come attore. Quando parlavo di Taranto la gente aveva una reazione strana, era quella legata all'inquinamento. Quindi da quello notavo che la gente aveva quasi paura di Taranto. Allora da lì è nata la mia voglia di fare tanti progetti artistici proprio per promuovere la bellezza del nostro territorio e per raccontare che noi non siamo solo Ilva, ma siamo tantissime cose, abbiamo una storia stratificata fra l'unica al mondo, e quindi io nel mio piccolo, con quello che so fare, promuovendo la cultura e quindi venendo a testimoniare di persona quando è possibile, come adesso, quindi cerco di dare il mio contributo nel mio piccolo. Massimo Wertmüller, cosa può fare l'arte per difendere la vita, per ribadire un diritto costituzionalmente garantito? Qual è quello alla salute? Dunque l'arte, ma come tutte le branche della vita, può partecipare perché le cose cambino. Questa, come io penso, ma credo che sia facilmente vivibile, questa manifestazione secondo me dovrebbe essere una manifestazione di tutti. Infatti io lamento sia ieri che oggi una stranissima poca partecipazione a tutto questo, perché io sto qua per lo sguardo di un bambino che sta lì nella foto, no? Allora qualsiasi padre di famiglia, che si parta dall'agente di polizia, si arriva fino al parlamentare, se è un padre di famiglia, ma insomma se è un essere umano, il problema della salute dei bambini di Taranto, che viene stroncata da queste esalazioni mefitiche, dovrebbe essere il suo problema. Ma comunque, questo è uno. Poi c'è una situazione, un tema come quello del clima. Hanno pensato difatti a un ministero della transizione ecologica, ma non per giocare, perché se non pensiamo tutto un altro modo. È un ministero che fa il contrario di quello che dovrebbe fare. Questo è un altro discorso, ma intanto almeno qualcuno gli avrà detto che se continuiamo a mettere il soldo al centro della vita, se continuiamo a mettere l'interesse privato ed economico contro quello della salute pubblica, noi non ce la, sicuramente tra poco sarà finita, perché il mondo non ha queste risorse infinite. Per cui Taranto anche in questo può diventare una battaglia di un tema più generale. Poi c'è quindi l'interesse privato contro l'interesse pubblico. Poi c'è da spiegarci se per caso il Consiglio di Stato sceglierà per il male, e cioè di continuare l'attività dell'area a caldo. Qualcuno dovrà spiegare perché a Genova e a Trieste il problema della salute pubblica è importante e a Taranto no. Perché si cancella, si spazzi via anche il sospetto di una discriminazione, no? Cioè se in questo discorso, che è per il momento sulla vita, sull'etica, sulla salute,
sull'aria che si respira, sulla bellezza di una città come Taranto, che da sola rappresenta ciò che andrebbe una delle gemme più preziose di questo nostro sciagurato paese, che è la sua bellezza artistica, storica. No, se praticamente, se è vero tutto questo, e se in tutto questo si inserta anche vagamente il sospetto della discriminazione, Genova e Trieste sì e Taranto no, allora diventa ancora più inaccettabile. Altra rappresentante del mondo del teatro è di Angelillo, una partecipazione sentita, perché qui si difende il diritto alla vita degli italiani, perché Taranto è Italia. Assolutamente, e soprattutto il diritto alla salute che è sancito nella Costituzione, all'articolo 32. Quindi c'è scritto, bisogna soltanto, poi si parla tanto di transizione ecologica, eccetera. Si cominci da Taranto anche a cambiare questa situazione che ormai è insostenibile per tutte le malattie, per tutti i morti, per tutti questi bambini che non ci vogliono. Una città che dovrebbe vivere di altro, che offre un panorama inenarrabile, fantastico, sembra di essere alle Maldive vedendo il nostro mare. Quel mare però, quella natura che è stata violentata dalla grande industria e dall'ex Ilva in particolare. Assolutamente, e per noi che non siamo di Taranto e non viviamo a Taranto, pensando a Taranto pensiamo all'ex Ilva. Purtroppo questa è la realtà e non pensiamo al mare, a come si mangia, alla gente, all'ospitalità. Alla cultura. Alla cultura. Si pensa, ecco, soltanto... È un'occasione allora per invitarla, avremmo piacere... Sì. Di averla a Taranto, di ospitarla per farle vedere proprio con mano, de visu, le ricchezze di cui il territorio ionico dispone. Con molto piacere, conosco la Puglia, ma Taranto è una grande pecca, per me non la conosco. Quindi... La colmeremo presto. Va bene, viva Taranto allora. Abbiamo visto queste croci bianche che ricordano tante vittime innocenti, innanzitutto i bambini. Siamo con la mamma di Miriam, un angioletto passato in cielo, ucciso da un'industria assassina e da uno Stato assassino. Certo, non c'è nessun certificato medico che mi confermi che mia figlia è morta a causa di quell'azienda. E devo stare anche attenta a dire che quell'azienda ha ammazzato mia figlia. Devo stare... Però c'è la calunnia, questo è il paradosso. Mi passi l'espressione forte. Cornuti e mazziati. Perfetto, io a mia figlia ho dovuto organizzare il funerale, io a mia figlia avrei dovuto organizzare la festa di laurea, io a mia figlia avrei dovuto organizzare il matrimonio, io invece mi sono ritrovata a 5 anni e mezzo a dover organizzare un funerale e mi sono dovuta anche indebitare perché non ce li avevo i soldi per il funerale. Questo ha fatto l'Ilva a me. Non per il funerale, mi ha tolto mia figlia, sono passati 13 anni e io sto ancora qui e chiedo giustizia per mia figlia. Io chiedo giustizia, io voglio giustizia. Non è possibile che lo Stato italiano diventi il mandante di questi omicidi. Lo Stato italiano è il mandante. Il problema è che non solo è il mandante, ma che continua. Continui. Quando capiranno, quando colpirà i loro figli, se mai succederà, io non voglio. La cosa più innaturale della vita che un genitore debba seppellire il proprio figlio. Esatto, è una cosa innaturale e non così. Io non lo accetto, non lo accetterò mai e non smetterò finché quell'impianto sarà chiuso. Non abbiamo bisogno dell'Ilva, l'Ilva deve andare fuori, noi possiamo vivere e lo dimostreremo se quest'oggi ci sarà data la possibilità di farlo. E se non ci sarà data questa possibilità, noi continueremo. Lo Stato è assassino, noi sappiamo chi è stato, lo sappiamo.